Ciao a tutti da Mirko, oggi vediamo i motori HGLRC Eolus 2306.5. Se volete acquistarli trovate il link in descrizione. HGLRC utilizza il marchio Eolus per i suoi motori e come vedremo a catalogo ce ne sono parecchi. Quelli di oggi si rivolgono nello specifico ai droni da 5 pollici. Per quanto riguarda i KV abbiamo 1900 KV da binare a lipo a 6 celle e 2550 KV da binare a lipo a 4 celle. Io ho preso i 2306.5 da 1900 KV, li abbinerò quindi a lipo a 6 celle. Vediamo subito cosa troviamo all'interno della confezione. Abbiamo il motore, un dado autobloccante e 4 viti. I cavi sono in silicone da 20 AVG e sono lunghi 14 cm. Per quanto riguarda l'albero motore non ho trovato informazioni specifiche, ma dovrebbe essere in acciaio che è lo standard per motori di questo tipo. L'albero è di tipo cavo per essere un po' più leggero mantenendo una buona resistenza. La lunghezza è di 13.2 mm, sulla base anche se non si notano ci sono delle punte che aiutano a non far slittare l'elica. Il dado come abbiamo visto è un M5 autobloccante in alluminio. Passando al fondo abbiamo un design open bottom con campana fissata tramite vite. I fori di fissaggio sono dei 16x16 mm, vi ricordo che questa misura va presa in diagonale. La distanza magnetizzatore è ok ed è in linea con altri motori di fascia media che ho avuto modo di recensire. La campana invece mi sembra avere uno spessore sopra la media, che da una parte rende il motore più pesante ma dall'altra lo rende anche più resistente agli urti. I magneti sono 14, ricordatelo nel caso vogliate attivare gli RPM filter su Betaflight. Su alcuni di essi troviamo questa colla nera che viene applicata dal costruttore per bilanciare il motore, è molto importante quindi non rimuoverla. Il tipo di avvolgimento è a singolo filo che dovrebbe avere prestazioni leggermente migliori di quella a tre fili. Il peso del motore è di 37.8 grammi. Passiamo ora al test con l'RC Benchmark 1520, come sempre userò tre eliche dal pitch diverso, delle GPRC 5040, delle CQ Prop 5045 e delle Genfan 5149. Come lipo userò tre CNHL 6S in serie, questo per avere la massima consistenza possibile ed eliminare eventuali errori che potrebbero essere causati da una singola batteria. Ed eccoci arrivati ai risultati dei test e devo dire che questi motori vanno oltre le mie aspettative, in quanto i valori di thrust si sono rilevati piuttosto alti. Sicuramente il motivo è da ricercarsi sui 1900 kV e le misure leggermente più grandi della media. Tuttavia il rovescio della medaglia sono i consumi che sono considerevoli, intorno ai 40 A per le GPRC e le HQ e quasi 48 A per le Hurricane. E a proposito di queste eliche possiamo notare come a fronte di un valore elevato di consumi non corrisponda una spinta proporzionata, anzi questa è leggermente più bassa di quella delle V1S. Sicuramente il pitch troppo elevato delle Genfan non si sposa bene ai KV di queste eliche, il mio suggerimento quindi è di non abbinare questi motori ad eliche con troppo pitch o troppo pesanti. L'efficienza si mantiene buona fino all'80% del gas, per poi scendere quando si supera questa soglia. Sulle Hurricane rimane particolarmente bassa perché, come abbiamo visto, ad una maggiore potenza e consumo di ampere non si ha un incremento del thrust. In conclusione mi sento di collocare questi motori nella fascia media o medio-alta di mercato. Sicuramente come prezzo e prestazioni siamo sopra motori come Xing o Emax Eco e trovandoli ad un prezzo simile io preferirei questi HGLRC. Se invece puntate alla fascia alta di mercato, sicuramente motori come T-Motor, Axis e così via hanno prestazioni migliori, ma in ogni caso i prezzi salgono.
Per oggi è tutto, se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella. Per supportare il canale vi ricordo di acquistare sempre attraverso il link in descrizione o diventandomi patrons cliccando il link a fine video.